Buongiorno a tutti, sono andata a fare una passeggiata, anzi il tempo non è neanche il migliore, quindi penso che tornerò indietro, ma mi è venuta un'idea geniale. Oggi appunto, dicevo, non c'è un clima fantastico, però domani ci saranno 40 gradi. Questo vuol dire che è una giornata perfetta per andare in un parco acquatico. Allora, non voglio spoilerarvi ancora dove andremo, però ho arruolato una squadra che secondo me è eccezionale, ci divertiamo tantissimo. Chef Luca Broglia, Cristian Daloi, nonché il mio fidanzato, ma questo non è molto rilevante, Omar Spoletti, mia sorella Alice Tramontana, mia sorella Lara Tramontana e mio papà, che vabbè deve accompagnarle, quindi viene per forza anche lui. Bene, partiremo domani, perciò vi saluto e ci vediamo domani. The next day. A few moments later. Buongiorno Luca. Sei carico per oggi? Ok. Oggi tra l'altro vi porterò in uno dei parchi più belli d'Italia, Le Vele. E prima di incominciare commenta col tuo nome, così almeno io so chi sta guardando questo video. Come stretto necessario ho portato un telo, la schiuma, dei trucchi, che tra l'altro non devo buttarli qui così, ma metterli, oddio. Un mollettone, lacca, chiavi di casa, chiavi della macchina, portafoglio e questo kit fondamentale. Al suo interno abbiamo un olio di Dior per la pelle, crema solare di Kiko, crema stick per il viso, sempre 30, questa è perfetta. E infine concludiamo col mio prodotto preferito, che è un balsamo labbra protezione solare 50. C'è anche lui purtroppo tra di noi. Che carino. Ora ti metto quelli, rifallo. A few moments later. Eccoci qua! Yeah! Allora, noi siamo in partenza, ovviamente guiderò io perché Omar si è fatto 6 ore di macchina e non ha voglia e loro non hanno macchina. Yeah! Ciao! Eccola! Lara, sei contenta? Sei pronta? Hai paura? No. Siamo arrivati! Luca, mi stai guardando male per caso? Che minchia guanti, no? Che minchia guanti, che minchia guanti. Voi eravate già state qua? Signori, first time, come ti sembra? Sarà in italiano. Allora, noi abbiamo un'area che sarà la nostra praticamente riservata per questa giornata, che adesso vi mostro perché è veramente veramente bella. Eccola! Lara, hai visto il nostro spazio? Non avevi visto, siamo. Cosa siamo? Un idromassaggio? Sì. Ciao. Tra l'altro da questo lato abbiamo tutti gli scivoli e questo sicuramente noi lo possiamo fare, ma la Lara non lo potrà fare, no, perché è troppo bassa. Io non voglio fare quei due lì liberi e quello lì gigante enorme. Quelli chiusi li faccio pure con calma, però quelli aperti no. Perché hai paura? Sì, perché ho paura che cade giù. Perché sei una fifona? Ci stiamo cacando sotto. Allora Lara, ascoltami. Sasso, carta, forbice. Se vinci tu faccio lo scivolo con te, se no lo faccio con Alice. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ho vinto io, vai a farlo da sola. Ciao. Ciao. Dato che l'ha perso, sto andando a fare uno scivolo insieme ad Alice. È lo scivolo di dinamico del parco, ok? Quindi niente, facciamolo e vediamo cosa accade. Allora, la paura inizia a salire, noi non lo neghiamo. Paura, eh? Ma queste cose mi fanno paura. No, a me fa paura più che altro che devo registrare sullo scivolo. Possiamo farlo, ci hanno detto di sì, non è una cosa illegale. Però ho paura che mi parta il telefono, non per me, per il cellulare. Abbiamo preso il gommone, quindi ora si sale, sono 6 piani a piedi. Non ce la farò, io mollo raga, cioè, queste idee malsane, occhio occhio. Allora vi faccio vedere come funziona praticamente questa pedana che porterà giù il gommone, ci farà fare una discesa di non so quanti metri, ma sono tanti. Aiuto. Mi devi tenere tu, eh. Lei può tenerlo così? No, dai. Cosa fai con la faccia? Non fare questa faccia, no? Ti tengo io con le tue gambe. No, Samara, ti devi tenere, eh. Allora, devi forte il braccio, non mi far partire il telefono, Alice ti denuncia. Sì. Oddio. Devi tenere il telefono. Devi tenere me, tu non il telefono. Alice, non hai registrato. No, potevi registrare. Ho la vita. Mi stavo capottando. Non è vero. Sì. Ma ora sei qua così sana e vegeta. Non la facciamo più. Scusate.
scusate, colpa di Alice se non si è visto niente, ok? Dai, una parte si è vista. Poi sembra che ci siamo ammazzate. Sapete chi sfrutterò? Io sfrutto Christian, perché Christian fa l'uomo duro, impavido, senza paure. E allora gli dico, perfetto, ora mi registri un video. Mega spoiler, abbiamo appena perso tutti perché non c'è nessuno. Sto filmando me. Manda un bacio e abbraccio alle donne delle pulizie. Dai, va bene, certo. Va bene, vieni. Andiamolo insieme. Non è vero. Mandiamolo insieme un bacio alle donne delle pulizie di questo parco che sono fantastiche. Aguzziamo gli occhi e cerchiamo gli altri. Tra l'altro non possiamo neanche chiamarli perché il telefono non ce l'hanno, cioè non lo stanno utilizzando adesso perché sono sugli scivoli. Quindi ci sentiamo un attimo spaesate. Io sono spaesatissima, guarda. Entriamo qua dentro, vieni. Ma che cos'è? Ragazzi? Non lo so, Alice. Da sapere, usciamo. È da fuori. Ma non so se è una cosa. Guarda. Entra. Ma che cos'è? Non lo so. Ah, così. Giusto per farci dire, vabbè, ok. È l'emozione del vapore. Ok. A few moments later. Abbiamo trovato il Maurello! Ciao. Come sta andando? Bene. Lara, noi alla tua età non avevamo mica tutta sta roba per giocare, eh. Uno spruzzino e via. Facciamo questo, io te la Alice, vince chi arriva prima, il papà ci registra. Chi vince offre da bere. Di solito vince chi è più pesante. Allora, controlliamo se la Lara può fare questo scivolo, così lo faremo insieme, se no pausa pranzo e poi valutiamo. Sì, altezza 1,40. Ma la Lara non è alto che 1,40. 1,40 giusta la Lara. Altezza minima. Cipa, non lo puoi fare. No. Sei triste? Niente, Sammy, lo fai te. Sapete cosa sta per succedere adesso? La fine di questo parco, la chiusura immediata, perché Luca Sceffi e il nostro Maurone nazionale faranno lo scivolo che abbiamo appena fatto io e Alice. Allora, io voglio riprecisarlo, se le riprese verranno male è solo colpa di Luca, perché registrerà lui. Siete pronti? Pronto. Ci vediamo nell'aldilà, ragazzi. O nell'aldiquà. Allora, la situazione è drammatica comunque, adesso noi ci sistemiamo. Ecco qua, mamma mia, che spettacolo. Io tengo le mani. Ma figa, ma non ci arrivo, è così. Mauro, ti lascio il mio profilo. Vacca boia. Maria, mamma mia. Ma porca vacca viva. Maremma, cane. Madonna. Ma siamo va. Madonna. Aspetta. Bello, eh? Mannaggia. Vuoi per morire, papà? Ah, faccio. È arrivato il mio momento preferito della giornata. Quello dove si mangia. Bello il tappo, Luca. Sì, bravo. Per pranzo ho preso del vitello tonnato perché è molto fresco, le patatine fritte con le salse e una Pepsi e un'acqua. Allora, ora la qualità fa schifo perché stiamo per fare un altro scivolo. Noi tre. Tutti insieme per andare dall'altra parte del parco, quindi per non camminare. Sto per fare uno scivolo, ho già paura perché dentro si schiatterà. Allora, adesso facciamo questo, non sappiamo cos'è, ma sappiamo che bisogna prendere un solo gommone a testa, ma ci divertiremo, giusto? Sì. Io l'ho già fatto e siamo rimasti bloccati per un'ora in un pezzo, quindi... Una cafonata. Quanto è un'ora e un pezzo a livello di tempo? Un'ora e un pezzo. Ah, non lo so io. Tempo indefinito. Questa è la situazione attuale, abbiamo preso tutti i... come si chiamano i gommoni? Ah! Aiuto! Aiuto! Luca! Attento! Ragazzi, non si capisce più niente. Ho visto il culo di Luca! Via! Aspetta! Omar, come sta andando?
Tutto ok. Siamo diventati tutt'uno. Ma aspetta però. Ci siamo? Ci siamo. Aspetta, piano, piano. Ciao ciao amici. Ah, sono rimasta bloccata. È rimasto bloccato Omar. Omar, c'è un problemino. Il tuo braccio. Ah! Transition in camera in 2 secondi, eccoci qua. Vi chiedo scusa ma è stato a diluviare in una maniera assurda. Siamo scappati a casa, mi si è spento il cellulare. Quindi eccomi qui, sono pronta, preparata per andare a cena. Adesso andremo al sushi tutti insieme. Dato questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sono impegnata tantissimo, ho cercato di fare il possibile. Primo perché negli scivoli è difficile portare un cellulare, non si potrebbe, ma me l'hanno lasciato fare. Secondo perché c'era musica in tutto il parco. E come sapete la musica qua su YouTube è copyright. Terzo, la camera con l'acqua era... distruttibile, però niente, siamo qua, ce l'abbiamo fatta, il video è uscito, spero vi sia piaciuto, sono molto contenta di portare questi contenuti, spero di portarli sempre meglio qua su YouTube. Questo non è super professionale, ma piano piano noi un tassello alla volta faremo delle grandi cose insieme. Nuovo giorno, vi saluto, grazie per aver visto questo video, sono molto contenta che siete arrivati fino a qua, anzi per chi è arrivato fino a qua commentate con carota, non so perché carota, mi è venuto in mente così. Io ora devo scappare perché probabilmente ora verrà giù un tornado e vi porterà via. Sono felice che questo video vi sia piaciuto, anzi spero che vi sia piaciuto questo video. Lasciatemi piace, commentate, iscrivetevi, mi raccomando, molto importante. Si sta avvicinando settembre, io sto preparando cose nuove per voi. Non vedo l'ora che scoprirete tutti i progetti che ho in mente. E basta, grazie per aver visto questo video. Ciao ragazzi.